Siamo con Raffaele Manco, il regista del corto Il Colpo. Grande apprezzamento da parte del pubblico in sala. Che cosa ha rappresentato per te girare questo cortometraggio? Allora, girare questo corto per me ha rappresentato un'ulteriore prova, forse una prova molto importante, di quanto io tenga a fare il regista, perché è stato veramente molto difficile. Toccando Marconi si va a toccare un universo storico, un universo sociale, politico, scientifico soprattutto. Era una storia immensa. Certo, io mi sono fermato ai suoi primi 20 anni, in questi 15 minuti, però per me è stata non solo una prova, ma è stata anche una sorta di, come possiamo chiamarla, un incitamento a crederci, perché lui era una persona molto tenace. È stato difficile realizzarlo, ma io ho sempre avuto lui come modello mentre giravo il corto, mentre lo preparavo, mentre lo scrivevo. Non esistono geni, ma solo persone molto tenaci. Quindi a quando il film? Il film speriamo presto, però è un'impresa veramente titanica. Abbraccia non solo l'Italia, abbraccia gli Stati Uniti, abbraccia tutta l'Europa, addirittura la Croazia, da Tesla, Edison, insomma ci sono un bel po' di personaggi storici e soprattutto ci sono i primi 30 anni non solo della storia d'Italia ma della storia del mondo. È l'uomo che ha inventato internet in un momento in cui nessuno pensava che potesse essere realizzabile. Ci vogliono persone, oltre ai soldi ci vogliono persone appassionate che credano in questo progetto. Io ce l'ho, un progetto grande. E speriamo che troverò persone che credano in me in questa cosa. Sicuramente, in bocca al lupo. Crepi.